Ciao, belli de zio, sono Andrew e oggi non è venerdì, ma è il primo Halloween che passiamo insieme. Spero il primo di molti altri. Per l'occasione speciale di oggi ho deciso di raccontarvi una storia decisamente macabra, molto di più rispetto a quelle che vi racconto di solito. Questa vicenda ha sconvolto tantissime persone per un semplice motivo. Le atrocità commesse da due ragazzini non avevano assolutamente senso. Erano mossi da un movente futile a dir poco, e spaventa pensare che due ragazzi possano arrivare a tanto. Apparentemente senza nessun motivo. Ma la cosa peggiore di tutto ciò è che abbiamo addirittura delle sconvolgenti riprese fatte proprio da loro. Preparate i dolcetti per stasera e mettetevi comodi. Quello che sto per raccontarvi non è affatto uno scherzo. Oggi, in vista dell'occasione, ci sarà un ospite speciale con cui ho fatto anche un altro video sul suo canale, quindi dopo aver visto questo andate anche lì, mi raccomando. Ciao a tutti, sono Eli e sul mio canale parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se questo genere di video vi può interessare, magari fatevi un giro sul mio canale, anche sull'altro video che abbiamo fatto con Andrew. Altrimenti, nessun rancore, come dico sempre, e ripasso la parola ad Andrew. Fine settembre 2006, l'adolescente Cassie Jo Stoddart si ritrova intrappolata in un film horror nella vita reale, un incubo ispirato al film Scream. È a casa da sola e all'improvviso salta la luce. Lei ancora non lo sa, ma c'è un assassino mascherato in casa che si nasconde nel buio. Prima ancora che possa accorgersene, è per terra, priva di vita. È stata coltellata 29 volte. Per capire cosa ha portato a questo tragico epilogo, dobbiamo tornare indietro al 1996. In quell'anno tutti quanti, soprattutto gli adolescenti, sono al cinema a vedere il nuovo film horror Scream. La pellicola è un successo mondiale e cattura l'interesse di milioni di persone in tutto il mondo. Noi compresi, probabilmente. Come qualcuno di voi sicuramente ricorda, il film stesso ha preso ispirazione da alcuni omicidi terribili avvenuti a Gainesville. Nel primissimo video di questo canale, infatti, vi racconto proprio quella storia. Ma la storia di oggi è forse il contrario di quella, perché si tratta di persone che, prendendo spunto dal film, hanno deciso di macchiarsi di sangue per commettere il crimine peggiore. Come ben sapete, nel film un killer psicopatico mascherato semina il terrore in una cittadina, prendendo di mira delle ragazze adolescenti. Una trama che ci sembra classica, niente di speciale insomma. Ma all'epoca era una novità, era l'inizio di un fenomeno globale che avrebbe portato con sé tanti fan, ma anche qualche vittima. Ma partiamo dal principio e presentiamo i protagonisti di questa storia. Cassie Jo Stoddart nasce il 21 dicembre del 1989. Vive a Pocatello, in Idaho, con la sua famiglia, composta dai suoi genitori, il suo fratello più piccolo e una sorella più grande. Pocatello è una cittadina assolutamente normale e tranquilla, o perlomeno lo era prima di questo caso. Nell'autunno del 2006, Cassie ha 16 anni, frequenta la classica high school americana, ha un fidanzato di nome Matt Beckham, e la sua vita sembra davvero non poter andare meglio. È felice della sua relazione, sono la classica coppietta adolescenziale, sono pazzi l'una dell'altro, passano un sacco di tempo insieme, insomma, la classica coppietta del liceo. Cassie a 16 anni ha preso la patente, il suo obiettivo è quello di risparmiare, racimolare più soldi possibili per comprarsi la sua prima auto. Quindi, durante l'anno, in particolare d'estate, fa i classici lavoretti per guadagnare un pochino, fa la babysitter, in particolare a due cuginetti più piccoli che abitano molto vicino a dove abitava lei con la sua famiglia, quindi molto spesso va a casa loro e si occupa dei cuginetti mentre i suoi zii sono fuori. Nell'autunno del 2006 i suoi zii, Frank ed Allison, con i suoi cugini, si devono assentare da casa, devono andare fuori città. Questa famiglia aveva anche tre gatti e due cani, dei quali ovviamente qualcuno si doveva occupare mentre erano via, quindi pensano di chiedere a Cassie di stare a casa loro mentre loro non ci sono per occuparsi appunto degli animali domestici. Cassie ovviamente è al settimo cielo, è molto felice del fatto che i suoi zii abbiano deciso di riporre questa fiducia in lei, in più è molto contento ovviamente di farsi qualche soldo extra. La casa degli zii si trova a Whispering Cliff Drive, che è una zona un pochettino isolata, nel senso ci sono altre case, ma sono molto distanti, isolate l'una dall'altra. Di conseguenza, Cassie, che è comunque una ragazzina di 16 anni, aveva un pochino paura di restare da sola anche la notte a casa appunto degli zii. Per questo motivo chiede il permesso di poter far stare con lei anche il suo fidanzato, in modo da sentirsi un pochino più protetta e meno sola. I suoi zii accettano, poi tra l'altro si fidano ovviamente della loro nipote, era una brava ragazza, una persona responsabile, insomma,
insomma, non hanno preoccupazioni che faccia party strani o che inviti chissà che persone a casa loro, quindi accettano volentieri. Arriva quindi il venerdì sera, era il 20 settembre del 2006, i due si trovano a casa appunto degli zii, che si è Matt, e hanno in programma di guardare un film, insomma, hanno in programma una serata tranquilla. Matt però, per un motivo o per un altro, decide di invitare altre due persone a stare a casa degli zii di Cassie, nonostante Cassie non fosse d'accordo e in secondo luogo non gliel'aveva detto proprio molto prima che questa cosa accadesse. I due ragazzi invitati erano Brian Draper e Tori Adamczyk, due ragazzi loro coetanei, andavano a scuola insieme, Cassie sì li conosceva, ma in primo luogo non erano chissà che amici, in secondo luogo ovviamente Cassie voleva passare la serata da sola con il suo fidanzato, quindi questa cosa non le andò proprio a genio e fu in realtà un motivo di una piccola discussione con il suo fidanzato. In più ovviamente Cassie aveva detto ai suoi zii che avrebbe portato a casa solo Matt, non voleva tradire la fiducia, insomma, dei suoi zii, dei suoi familiari, si sentiva comunque un po' responsabile ovviamente della casa mentre loro erano via. Matt però l'assicurò che non sarebbe successo niente di folle, avrebbero guardato un film tranquilli e poi se ne sarebbero andati. Brian e Tori però si aspettavano una sorta di festa di qualche tipo, quindi una volta che arrivarono lì e videro che si trattava solo di guardarsi un film, dissero che per guardare un film se ne sarebbero andati al cinema. Di conseguenza i due invitati aggiuntivi uscirono di casa e se ne andarono al cinema. Cassie ovviamente è felice di come sia finita questa cosa perché non aveva per niente piacere che questi due fossero con loro a casa degli zii, ma questa piacevole sensazione svanirà molto presto. La coppia di adolescenti continua a guardare i film tranquillamente, ma quando Brian e Tori se ne erano ormai andati da 15 minuti, all'improvviso a casa degli zii di Cassie va via la luce. Un blackout totale e inaspettato. Ovviamente Cassie si spaventa subito, non è a casa sua, ha solo 16 anni e doveva assicurarsi che in quella casa andasse tutto bene. Quindi in preda all'agitazione non pensa neanche di cercare il contatore, e Matt diciamo che non è d'aiuto, perché i due decidono semplicemente di rimanere in sala e aspettare che sarebbe tornata la luce. In compenso però il ragazzo prova a far calmare Cassie dicendole che è tutto a posto e che presto la luce sarebbe tornata. Dopo qualche minuto infatti la luce ritorna, ma non totalmente, cioè in alcune zone sì e in altre no, ed è strano, ma a loro due va bene, sono ragazzi e la cosa importante in quel momento era non rimanere al buio. Quindi si tranquillizzano. Matt allora chiama sua madre per chiederle se poteva passare la notte lì. Cassie giustamente aveva paura a rimanere da sola in questa casa così grande. E Matt voleva farle compagnia. Sua madre però glielo proibisce, dicendogli che è ancora troppo piccolo per passare la notte in una casa chissà dove con la sua ragazza. Prima che però sua madre venisse a prenderlo, Matt fa in tempo ad accorgersi di qualcosa di strano. Uno dei cani degli zii di Cassie era in cucina, dove si trovavano le scale per il seminterrato. E da un momento all'altro iniziò ad abbaiare verso queste scale. Poi andò da loro in sala e subito tornò in cucina ad abbaiare verso le scale. Questo fatto preoccupò un po' Matt, ma per qualche ragione non ci diede troppo peso. Si sa che i cani ogni tanto hanno dei comportamenti strani. Ma comunque arrivano le 10:30 di sera e la madre di Matt, puntuale come un orologio svizzero, arriva lì per prendere il ragazzo e riportarlo a casa. Lui prova a chiederle un'ultima volta di rimanere, le racconta del blackout e le dice che Cassie ha davvero paura a rimanere lì tutta sola. Nonostante questo la donna ancora gli dice che non può rimanere, ma propone invece di far andare Cassie a casa loro, così non sarebbe stata sola. Poi l'avrebbe riaccompagnata a casa degli zii il mattino seguente e nessuno si sarebbe accorto di nulla. Quindi Matt va da Cassie e le chiede se vuole passare la notte da lui. Lei però si rifiuta senza pensarci due volte. Stare in quella casa era sua responsabilità. I suoi zii dovevano pagarla ed essendo una persona onesta ha deciso di rimanere a badare agli animali e alla casa, anche se era ancora spaventata. Quindi Matt e sua madre tornano a casa loro e Cassie si siede da sola nel divano guardando un altro film per far passare il tempo. Dopo pochi minuti però le luci iniziano a spegnersi e accendersi molto velocemente e alla fine ancora una volta si spengono del tutto. A quel punto Cassie è visibilmente spaventata, ma di nuovo anziché alzarsi e fare qualcosa decide di aspettare seduta sul divano. Non aveva idea di cosa fare e non aveva idea di ciò che sarebbe successo. Ma adesso spostiamoci a due giorni dopo. Gli zii e i cugini di Cassie stavano finalmente tornando in quella grande casa dopo il loro viaggio. La prima persona ad approcciarsi alla porta d'entrata fu la cugina di Cassie, una ragazzina di soli 13 anni. Notò con sorpresa che la serratura era aperta, cosa molto strana dato che chiudevano sempre la porta a chiave e avevano anche detto a Cassie di farlo ovviamente. Quindi un po' stranita apre la porta e arriva in sala. È lì che trovò Cassie in un bagno di sangue, senza vita. Era stata
violentata a morte. La 13enne inizia ad urlare terrorizzata. I suoi genitori la raggiungono e a quella vista raccapricciante quasi perdono i sensi. Contattano subito la polizia, che in pochi minuti è sul luogo e comincia ad indagare. Per circa 2 settimane gli zii di Cassie vengono trasferiti in un hotel, mentre gli investigatori ispezionano la scena del delitto da cima a fondo. Questi determinano che Cassie era rimasta lì per qualche giorno, non era un delitto appena accaduto. E constatano anche che non si trattava di un incidente o una rapina finita male, ma di un vero e proprio omicidio volontario. Dalla casa non era stato rubato niente, tutti i gioielli e le cose di valore erano al loro posto. Chiunque avesse ucciso Cassie era entrato in casa con quel solo ed unico scopo. Dato che la casa era completamente in ordine, gli investigatori iniziano a ipotizzare che l'assassino conoscesse Cassie e si fosse presentato direttamente alla porta della casa. La ragazza quindi l'avrebbe fatto entrare senza conoscere le sue vere intenzioni. Oltre a ciò, l'autopsia rivelò che la giovane Cassie era stata pugnalata 29 volte, 10 delle quali fatali. A quel punto era chiaro che fosse un omicidio molto personale, attuato da qualcuno che la conosceva bene o le era molto vicino. Quindi inizialmente la polizia ha dei sospetti su Matt, il suo fidanzato. Matt, insomma. Era l'ultima persona che l'aveva vista e ci aveva parlato, perciò decidono di interrogarlo. Però più domande gli facevano e più gli agenti si insospettivano. Il ragazzo non mostrava molte emozioni, non sembrava scioccato o neanche troppo triste per questa perdita. Come sapete, ognuno reagisce in maniera diversa a queste orribili tragedie, ma quando si nota un comportamento del genere, di solito si tende a pensare che ci sia qualcosa di strano. In questo caso soprattutto dato che Matt era a casa con lei. Se fosse rimasto lì avrebbe potuto salvarla, oppure sarebbe morto anche lui. E nonostante questo sembrava non gli importasse troppo. Gli investigatori si aspettavano una reazione diversa, ecco. Decidono quindi di metterlo nella lista dei sospettati e tenerlo d'occhio. Prima di lasciarlo andare però, ovviamente gli chiedono di raccontare cosa fosse successo quella notte, quando lui era lì. Dalle risposte emerge che Brian e Torey erano stati in quella casa. Matt però aggiunge che mentre stava tornando a casa con sua madre, chiamò Torey per sapere dove fossero lui e Brian. Al telefono però riusciva a malapena a sentirlo. C'era un rumore assurdo per via del cinema e Torey stava come bisbigliando per non fare troppo rumore in sala. Il giorno dopo comunque Matt si è visto con Torey e Brian e ha provato a chiamare Cassie poi per tutto il weekend, ma senza successo. In quel momento, perciò, gli investigatori avevano altre 2 persone da interrogare. Volevano conoscere anche la versione di Brian e Torey, ma prima cercarono di capire chi erano, la loro storia. Preparatevi. Brian e Torey avevano una grande passione, che era quella di produrre dei film, nel senso che si filmavano durante la giornata in varie scene. Volevano produrre un vero e proprio film e avevano pianificato tutti i dettagli per farlo. Erano dei veri e propri fanatici dei film horror in ogni loro salsa e versione. Tra i due, Brian era quello più estroverso, quello che solitamente prendeva per primo l'iniziativa. Si dice anche che avesse una sorta di cottarella per Cassie, però Cassie ovviamente era già fidanzata con Matt, felicemente fidanzata con Matt, quindi quella situazione a Brian non piaceva molto. Brian si considerava un po' un emarginato, una persona poco compresa dai suoi coetanei. Nel corso degli anni aveva sviluppato una sorta di ossessione e ammirazione per Dylan Klebold ed Eric Harris, i 2 adolescenti conosciuti per il massacro della Columbine High School. In qualche modo si identificava in queste persone, pensava che fossero anche loro i classici emarginati che però al suo contrario avevano avuto una sorta di vendetta. E Brian in qualche modo, per qualche motivo, nella sua fantasia malata, voleva prendere queste persone ad esempio. Ovviamente non è un buon esempio da prendere, però era proprio il suo obiettivo. Tornando però ai nostri eventi, la polizia ovviamente interrogò sia Brian che Torey. E come potete immaginare, i due in realtà avevano una sorta di alibi. Nel senso che, come avete già sentito nel video, i due, dopo essere stati sì a casa di Cassie, se ne erano usciti per andare al cinema e avevano ancora entrambi i biglietti. Quindi a questo punto gli investigatori fanno un passo indietro, perché a quanto pare sia Torey che Brian avevano un alibi, quindi iniziano molto di più a concentrarsi sul fidanzato di Cassie, Matt, invece che su loro due. Decisero quindi di sottoporre Matt al test del poligrafo, il test della verità. Gli chiedono se c'entrasse qualcosa con la morte di Cassie, Matt risponde di no e secondo il test del poligrafo stava dicendo la verità. Quindi a questo punto fanno un ulteriore passo indietro, escludono Matt dalla lista di sospettati e tornano a concentrarsi su Brian e Torey. Su YouTube è presente una sorta di documentario, un video fatto molto bene, dove c'è
quasi l'interrogatorio integrale di queste due persone, ve lo lascia di nuovo Andrew o qua o in descrizione, in modo che se siete interessati, se comprendete bene l'inglese, potete andare direttamente a vedervi il video. In ogni caso, ovviamente qua farò un riassunto di quello che è venuto fuori da quell'interrogatorio. In questo interrogatorio l'investigatore fa una domanda a Brian, ovvero gli chiede di descrivergli qualsiasi cosa si ricordasse del film. I due erano andati a vedere un film che si chiama Halls e non si ricordavano assolutamente niente, né la trama, né una scena del film, né se il cinema fosse pieno oppure ci fossero poche persone, non seppero descrivere nemmeno una persona magari che era vicino a loro o che era davanti a loro che per qualche motivo avevano ricordato. Quindi questa cosa ovviamente è molto strana per chiunque, cioè che hai appena visto un film e non riesci a ricordarti neanche una scena, la trama a linee generali, in particolare per loro che erano dei grandi appassionati di cinema. L'unica cosa che Brian si ricordava era che questo film era stato noioso, non gli era piaciuto. E di nuovo le cito che non ti sia piaciuto il film, però è molto strano che tu non ti ricordi neanche una scena. E qui la vicenda prese una piega decisamente strana. Gli investigatori vanno al cinema e chiedono alla dipendente che stava alla cassa se conoscesse Brian e Tori. Questa dice che sì, sa benissimo chi sono, li conosce e addirittura va a scuola con loro. Quindi le chiedono se fossero stati lì quel venerdì sera e lei risponde di no. Era sicura al 100% che non erano al cinema perché c'era proprio lei a far entrare le persone in sala e se fossero passati li avrebbe visti per forza. A questo punto le indagini prendono tutto un altro senso. Sia Brian che Tori stavano mentendo. Non erano andati al cinema. Ma allora cosa avevano fatto quella sera? Il 27 settembre del 2006, 5 giorni dopo l'omicidio, Brian va nell'ufficio degli investigatori per essere interrogato di nuovo e subito si accorgono che il ragazzo è molto strano, è più silenzioso del solito, è nervoso e appena si siede su quella sedia scoppia a piangere. Subito dopo inizia a raccontare la sua versione dei fatti. Dice agli investigatori che quella sera erano appunto tutti e quattro a casa degli zii di Cassie. A un certo punto Brian sgattaiola via con la scusa di dover usare il bagno, ma in realtà si dirige nel seminterrato e sblocca la porta sul retro. Dice poi che lui e Tori volevano fare uno scherzo e spaventare Matt e Cassie. Gli avrebbero detto che sarebbero andati al cinema, ma in realtà, una volta usciti da quella casa, si sono diretti nel giardino sul retro. Lì hanno indossato queste maschere inquietanti, si sono messi una sorta di tuta nera e hanno preso dei coltelli. Tutto ciò, dice Brian, per rendere lo scherzo più realistico. Quindi sono rientrati in casa dalla porta sul retro che Brian aveva sbloccato e sono arrivati nel seminterrato. Rimasero lì per un po' aspettando il momento perfetto per spaventare la coppia. Ed è proprio lì che hanno iniziato a spegnere e accendere la corrente. Pensavano che sarebbe stato divertente far andare e tornare la luce proprio come avevano visto nel film Scream. Si aspettavano che Cassie e Matt scendessero a controllare per poi spaventarli direttamente nel seminterrato. Ma come sapete i due non andarono mai a controllare. Poi però Matt se ne andò via con sua madre e i due ragazzi decisero di continuare a giocare con Cassie. Quindi spengono di nuovo la luce e pensano che questa volta di sicuro Cassie sarebbe scesa a controllare. Ma la ragazza ancora una volta non andò a controllare. A questo punto, dice Brian, Tori inizia ad infuriarsi. Erano lì sotto da un po' ormai e il suo amico non ce la faceva più ad aspettare. Ha quindi iniziato a mettere fretta, dicendo a ripetizione cose del tipo dobbiamo farlo, devo ucciderla. Allora salgono su e Tori inizia ad aggredire Cassie con il coltello. Brian dice che fu Tori l'unico a pugnarla. Ancora e ancora, ma lui non l'aveva nemmeno toccata. Era semplicemente lì, e quello che doveva solo essere uno scherzo si è trasformato in un orrendo omicidio. Ma ehi, lui non c'entrava, aveva fatto tutto Tori. Dopo un po' di pressione da parte degli agenti, Brian ammette infine di aver pugnalato Cassie per 3 volte, ma l'aveva fatto solo perché fu Tori a dirglielo, e avendo ormai paura di lui, visto quello che stava facendo, si è sentito obbligato a farlo. Poi, aggiunge Brian, una volta che Cassie era evidentemente deceduta, hanno preso tutte le prove, si sono diretti in un'area boschiva e le hanno seppellite. Brian comunque accompagna gli agenti sul luogo e lì in effetti trovano tutto: fiammiferi, scarpe nere, guanti neri, quelle maschere inquietanti e tanti coltelli. In mezzo a tutta quella roba però trovano qualcosa che si rivelerà decisamente raccapricciante: una videocassetta. Gli agenti la guardano e scoprono presto che Brian e Tori avevano registrato tutto quanto. Avevano fatto una sorta di video diario in cui giorno per giorno raccontavano tutto quello che stavano pianificando.
Nello stesso canale che vi abbiamo consigliato prima c'è un altro documentario realizzato da loro e in quest'ultimo sono riusciti ad ottenere tutte le riprese di questa videocassetta, anche quelle che prima erano nascoste al pubblico. Quindi ancora una volta cercheremo di spiegarvi al meglio quelle immagini, ma se volete approfondire ogni dettaglio vi consiglio proprio quel documentario. Tornando a noi, il giorno dell'omicidio i due ragazzi si erano registrati in video meticolosamente. Ogni pensiero, ogni dettaglio e ogni azione era catturata per sempre in quel nastro maledetto. Detto. Nelle prime clip li vediamo seduti a scuola, con carta e penna. Possono sembrare due normali studenti, ma in realtà stanno parlando e scrivendo un piano per uccidere qualcuno quello stesso giorno. Parlano alla videocamera dicendo che come prima vittima avrebbero scelto proprio Cassie. Chiedono anche scusa, dicono di essere dispiaciuti per la sua famiglia, ma devono farlo. Dicono che Cassie deve morire. Yeah, if you're We probably tried it 10 times, but they've never been on the road, so. Well, we have. The parents show up. As long as we're patient, you know? And we were patient, never getting paid off, because I missed him so long. I'm sorry. I'm sorry, Cassie's family, but she had to move on. In un'altra clip, che questa non si può mettere su YouTube perché decisamente va oltre il limite comunque molto basso di YouTube, quindi per evitare problemi con il video non ve la mettiamo, ma sono qui per raccontarvela. In questa clip sono in macchina, cronologicamente parliamo di prima che avvenga l'omicidio effettivo, e entrambi sembrano molto eccitati, sono presi benissimo per quello che stanno per fare, anzi si dicono addirittura eccitati sessualmente dall'idea di uccidere una persona, di uccidere Cassie. E questi due ripresero tutta la giornata dell'omicidio, eccetto l'omicidio stesso, e riprendono anche dopo i fatti, quindi questo prova comunque che ci sia un prima, un dopo, che ci fosse un'effettiva premeditazione di quello che stavano andando a fare. Ed è davvero qualcosa di agghiacciante da vedere, perché descrivono proprio le sensazioni, le emozioni che provano nel pensare di compiere una cosa così atroce, cioè sono proprio gasatissimi. In queste clip spiegano anche che il motivo per cui avevano scelto di compiere questa cosa era il successo, cioè sognavano di diventare famosi come i più famosi, più conosciuti serial killer. E anzi, dicono addirittura che il loro obiettivo non è quello di fermarsi con Cassie, ma di continuare con altre vittime. Ovviamente, sempre riprendendo il tutto con la videocamera. Alla vista di queste riprese, ovviamente la polizia capì subito che erano stati loro, ovviamente, ad uccidere Cassie, ma soprattutto che la versione di Brian non era vera. Quando interrogarono nuovamente Tori, con queste prove alla mano, ovviamente non c'era più modo di negare la situazione, ma lui disse che aveva semplicemente fatto il gioco di Brian, che in qualche modo pensava fosse tutto semplicemente una sorta di gioco, di finzione tra lui e Brian. Non pensava che si sarebbe arrivati effettivamente a un omicidio, pensava fosse semplicemente per questo video che stavano creando. Il problema fu che anche Brian disse la stessa cosa, ma al contrario, quindi i due iniziarono praticamente a puntarsi il dito a vicenda. Il 27 settembre del 2006 vengono arrestati ufficialmente tutti e due, nonostante continuino a scaricarsi la colpa a vicenda. L'unica differenza tra le due versioni era che mentre Brian si era preso, tra virgolette, la responsabilità delle azioni, nel senso disse di aver accoltellato Cassie, Tori invece disse di non aver assolutamente avuto nessun tipo di ruolo attivo nell'aggressione, cosa che verrà però sfatata dalle prove che trovarono, perché trovarono delle tracce di sangue sia sulla maglietta che sui guanti che quella sera stava indossando Tori, e anche sul coltello che colpì Cassie. Quindi molto probabilmente un qualche tipo di ruolo attivo lo aveva anche lui, altrimenti era molto difficile che il sangue di Cassie finisse sui suoi vestiti. Mentre al processo la difesa di Tori fece vedere una clip di questi video che registrarono dopo l'aggressione, nelle quali si sente Brian dire delle parole che insomma non hanno bisogno di interpretazione. We just left her house. This is not a fucking joke. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie.
Quindi mentre Brian dice ho ucciso Cassie, Tori non dirà mai una frase così incriminante come quella detta dall'amico. In ogni caso entrambi verranno giudicati colpevoli e condannati all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale, e ad entrambi vennero aggiunti a questa pena 30 anni per concorso in omicidio. Ma tornando ai video che i due amici hanno girato, ce n'è forse uno che più di tutti mi ha davvero angosciato. La mattina dell'omicidio, come ben sapete, sono tutti a scuola. Ad un certo punto Brian decide di fare una cosa decisamente rivoltante. Si avvicina a Cassie e con fare amichevole la saluta dicendole «Ci vediamo». Si stava chiaramente riferendo al fatto che l'avrebbero uccisa. Guardate. Hello, Cassie. Hey, look, hello, Cassie. I'm getting you on tape, okay? Say hi, please. Hi. Okay, see ya. Wait, have you seen Tori? He's supposed to meet me here at 7:30, and it's 8:19. He's an hour late. You don't even care, dude. Okay, see ya. Cassie è decisamente a disagio alla presenza di Brian, ed è chiaro che non vuole fare alcuna conversazione. Sembra che non voglia parlare con lui un secondo di più. Quello che avete appena visto è l'ultimo filmato che riprende Cassie in vita. E sinceramente è davvero uno strazio vederla lì, tranquilla, sorridente, senza sapere che quello sarebbe stato il suo ultimo giorno su questa terra. E in realtà tutta questa vicenda ha lasciato una ferita davvero profonda anche alla famiglia della ragazza. I suoi zii e sua cugina hanno sofferto parecchio per la sua perdita. La cugina specialmente, quella che a soli 13 anni scoprì il corpo senza vita di Cassie, rimase profondamente traumatizzata. Iniziò a soffrire di una brutta depressione e provò addirittura a togliersi la vita. Pure sua zia iniziò a soffrire di depressione. Perse anche il lavoro e fece davvero fatica ad elaborare quello che era successo. Si sentiva come responsabile per la sua morte. Nella sua testa era colpa sua se Cassie era rimasta in quella casa da sola senza alcun modo per difendersi. Sia lei che suo marito quindi non vedevano l'ora di liberarsi di quella casa. La misero in vendita, ma per anni nessuno fu interessato ad acquistarla. Davvero nessuno voleva vivere in quel luogo in cui un film horror era diventato realtà. Furono quindi costretti a rimanere lì, senza la possibilità di scappare da quell'incubo. All'interno di quelle mura si sentivano a disagio, costantemente disturbati dal ricordo di quello che era successo. Ma quindi perché tutta questa vicenda viene ricordata come gli omicidi di Scream? Come potete vedere, i due erano davvero ossessionati dai film horror, ma Tori in particolare era totalmente affascinato da Scream. Guardate, questo era il suo armadietto a scuola. Con il tempo questa sua ossessione, combinata con l'ossessione di Brian per la Columbine, ha fatto sì che nascesse la volontà di riprodurre un film horror nella vita reale. Sarebbe stato un capolavoro per loro, una produzione fantastica, il loro personale film horror. Come sapete hanno anche emulato il film per quanto riguarda le modalità dell'omicidio. Prima la maschera inquietante, poi il gioco con le luci e infine l'accoltellamento. Secondo noi, alla fine di tutto questo, i due sono riusciti nel loro intento. Questo è un film horror reale, e hanno fatto in modo di farlo vivere in prima persona ad una povera ragazza innocente. Pensateci, siete da soli al buio in una casa gigante. Sentite un rumore, poi le luci iniziano a tremolare, e un secondo dopo vi rendete conto di non essere soli. Un killer mascherato e in agguato, pronto a colpire. È un po' l'incubo di tutti. Non oso immaginare l'orrore che ha provato Cassie quella notte. Per chi se lo stesse chiedendo, Brian e Tori sono ovviamente ancora in carcere. Tori tuttora afferma di non aver ucciso Cassie, mentre Brian si prende le sue responsabilità. Si dice pentito delle sue azioni e si scusa con la famiglia della vittima. E questo, ragazzi, era tutto quello che siamo riusciti a trovare riguardo il triste caso di Cassie Jo Stoddart. Speriamo davvero che questa collaborazione in vista di Halloween vi sia piaciuta e che vi sia venuto qualche brivido di terrore. Ovviamente queste sono cose reali che fanno più paura di qualsiasi film. Speriamo, come al solito, di essere stati precisi e rispettosi nei confronti della vittima e della sua famiglia. Detto questo, io ringrazio infinitamente Eli per aver partecipato e vi ricordo che nel suo canale è uscito un altro video insieme, non dimenticate di guardarlo. Adesso io, ragazzi, vi saluto e vi do appuntamento a questo venerdì con un altro file. Ciao!